L'emergenza nella ASL di Pescara non passa mai tra distretti sanitari fatiscenti, ospedali congestionati e liste d'attesa interminabili. È questo il quadro clinico dell'azienda sanitaria pescarese secondo il referto di Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che torna a denunciare le criticità dei presidi ospedalieri del territorio. Parliamo ospedale di Pescara, Penne, Popoli, distretti sanitari di base. Andiamo subito sui distretti sanitari che rappresentano la medicina territoriale, che sono gravemente depotenziati e fatiscenti. Nello specifico Montesilvano e Pescara Sud insistono in strutture fatiscenti, gravemente ammalorate, mancano macchinari, quei pochi che ci sono sono obsoleti e manca personale. Quindi tutto ciò comporta che inevitabilmente, non funzionando la medicina territoriale, i pazienti si ingolfano in pronto soccorso, entrano in pronto soccorso, ingolfano i reparti. Abbiamo decine e decine di codici bianchi ogni giorno che aspettano in pronto soccorso, che non ci dovrebbero stare perché quelli sono accessi inappropriati, non dovrebbero entrare in pronto soccorso. Manca il personale in pronto soccorso. Andiamo nei reparti medicina, particolarmente anche altri reparti, c'è una carenza cronica di personale. Il polo oncoematologico, immaginate i pazienti gravemente invalidati, sono costretti a stazionare ore e ore e ore in sale d'attesa senza condizionatore, con l'afa, il caldo estivo, e potete immaginare solo voi. Scendendo nei sotterranei, oggi vi faremo vedere delle foto, abbiamo trovato muri bombardati, una situazione senza precedenti. Radioterapia, non ancora sostituiscono l'acceleratore lineare obsoleto di oltre 15 anni, deve essere sostituito immediatamente. I grandi sprechi, qui abbiamo l'elisuperficie, l'elisoccorso non atterra ancora qui, staziona in aeroporto. Dall'aeroporto il politraumatizzato deve essere trasferito su una navetta privata per arrivare in ospedale, potete capire il disagio. Abbiamo ancora un ennesimo spreco, la palazzina acquistata nel 2014 per 2.800.000 euro, lasciata in abbandono, 6 anni lasciati in abbandono. I grandi sprechi della sanità, liste d'attesa lunghissime, bisogna riposizionare migliaia di visite di specialistica ambulatoriale sospese con il Covid. Oggi abbiamo ancora qui un grande dramma, la tragedia, i parenti delle vittime decedute in ospedale ai quali hanno sottratto oggetti di valore dopo la morte, dopo il decesso, sono ancora qui a protestare con noi, sono con noi, queste cose non devono succedere. Io non ho ancora una risposta all'assessore regionale alla sanità su questa vicenda e su tutte le altre. O invertiamo la rotta oppure la sanità andrà al collasso. L'ospedale di Pescara è collassato, è congestionato, ringrazio i medici e gli infermieri che fanno un grande lavoro, ma così non si può andare avanti. Quindi, oltre al depotenziamento della medicina territoriale, Penne e Popoli, due presidi di periferia, di prossimità, che dovevano essere potenziati, invece sono stati depotenziati ulteriormente, e quindi inevitabilmente gli utenti delle aree interne anch'essi e si riversano tutti sull'ospedale di Pescara, quindi ingolfano il pronto soccorso, ingolfano i reparti quando potevano fare veramente da valvola di sfogo. E questo è il disastro della sanità nella provincia di Pescara.